Salve ragazzi, salve, sempre Sentro Silver. Siamo a questo episodio che ho deciso di chiamare 60 perché voglio dare una specie di piccolo finale extra ad Assassin's Creed Odyssey. Infatti stiamo andando al cimitero di Atene ad incontrare un vecchio amico. Ecco qui, incontra Socrate al cimitero di Atene. Questa missione si chiama Noi ricordiamo e volevo che parla con voi perché mi sembra molto carina. Guardami, sono ancora vivo. È quello che ti avevo chiesto, Socrate. Sapevo che ci saresti riuscito. Ci avrei provato anche se tu non me l'avessi chiesto. Non è così facile come sembri, restare vivi. Non siamo rimasti in molti. Allora porgiamo loro i nostri omaggi. Non sono più con noi, ma un tempo lo furono. Seguimi. La mia opinione sulla morte è nebulosa. Poiché non ne so nulla, perciò so che non devo temerla. Nemmeno io la temo. Molti hanno paura della morte perché non sanno cosa è in serbo per loro. Si può solo pensare che gli dèi lo sappiano. Riflettici, anche se nessuno può sapere che cosa è giusto. Quindi siamo andati a trovare i caduti, ragazzi, al cimitero. Ciò che avviene, questa missione vi si sblocca solamente dopo che è finito il gioco principale, da quello che ho capito. Ma proprio credo anche Atlantide in quel senso. Continuiamo a seguire il nostro amico Socrate e vediamo dove arriveremo. Potuto essere una bambina. L'ho sempre trattata come se fosse un'adulta. L'hai fatto perché la rispettavi. Metti in discussione le tue scelte, Alexios, ma non rimpiangerle. Grazie per averle donato la sepoltura che meritava. Ci sono molte altre persone qui nell'Elisio. Hanno ottenuto la felicità eterna. Uno di loro è il nostro grande Pericle. Atene gli deve molto per tutto ciò che ha fatto. Non a caso lo chiamavano il primo cittadino di Atene. Ha fatto molto per la comunità, ma era anche un uomo riservato. Se solo avessimo alleggerito il suo fardello. Lo conoscevamo solo per come si presentava a noi, ma chissà se quello era il suo vero volto. Questa guerra ha preteso molte vite. Persino Brasile è caduto. Sì, è vero, ma ha compiuto il suo dovere di spartano, morendo in battaglia. Avrei potuto aiutarlo di più. Stava dalla mia parte. La tua sopravvivenza lo vendica, verrà onorato come Sarà ricordato come l'uomo che ha sconfitto Cleone. Pare che dei soldati abbiano trovato Cleone sulla spiaggia, caduto in battaglia, forse. Chi può dirlo? È difficile ricordare quello che succede nell'impeto della battaglia. In ogni caso passerà l'eternità nel Tartaro per le sue azioni. Noi invece siamo certi che i nostri amici ci aspetteranno nella luce. Brindiamo a questo. Chi sono io per dire no? Andiamo a bere, ragazzi. Una bella bevuta. Chissà cosa bevevano all'epoca. Idromele, credo. Magari ambrosia, nettare degli dèi. Non lo so. Magari ce lo diranno adesso in questo siparietto che stiamo per vedere. Quindi ragazzi, questo è proprio un piccolo epilogo che ho voluto dare alla nostra quest, proprio con il numero 60 di episodio. Però non lo so, secondo me potremmo ancora continuare l'avventura di Alexios. Ci sono ancora tante cose che potremmo fare. E appena troverò una quest simpatica e carina, o magari bella ad essere clippata, ce n'è una molto bella, ve la porterò. Parla di come Alexios si è occupato del mercante. Di fronte a tutta Corinto. Quello sì che è ottimo materiale. Non c'è ancora una scena d'amore? Lasciate che vi dia subito l'ispirazione. La bellezza è effimera, sfruttala finché c'è, Alcibiade. E a questo voglio brindare. A noi, che abbiamo resistito a tutto. E a coloro che erano intenzionati a resistere.
Un tributo ottimo come le tue doti canore. E agli dèi! Ora, caro maestro, credo che tu debba trascinarmi via per la nostra lezione privata. Temo di non aver bevuto abbastanza vino per quello, Alcibia. Che qualcuno riempia il suo calice! Ed ecco qui, ragazzi. La missione termina qui e possiamo comunque parlare, se vogliamo, con i nostri amici. Noi siamo i sopravvissuti di questa odissea, quindi volevo clipparvi questa piccola parte per dare un degno finale alla nostra odissea. Questo era il mini episodio 60, ragazzi. Questo era il nostro quartier generale. Come vedete, vi ringrazio di aver visto questo ennesimo piccolo video di Assassin's Creed Odyssey, sempre con Alexios. Ci vediamo per nuove avventure del nostro Spartano a breve qua sul canale, perché Alexios continuerà a stupirci, ragazzi. Alla prossima, ciao ciao a tutti, like o dislike al video se volete, oppure iscrivetevi al canale, oppure commentate, oppure condividete il video. Ciao a tutti e alla prossima, ragazzi. Questa era la nostra fine odissea con i nostri amici, ma Alexios tornerà prima o poi, ne sono sicuro. Ciao a tutti, alla prossima.